in questa maniera di svolgere le cose sotto un silenzio assoluto, perché questa dittatura aveva preso nota di quanto era successo prima in Cile, pochi anni prima, in cui tutto era stato visto, messo veramente alla portata di tutti. Si erano visti lo stadio di Santiago de Cile con i prigionieri, insomma era stato quasi spettacolare questo colpo di Stato e questa situazione vissuta in Cile in quell'epoca. E nel mondo si era saputo e c'erano state forti reazioni. La dittatura argentina ha voluto cambiare le cose e fare tutto sotto silenzio, coprire questo di nebbia e speravano nell'immunità assoluta, cosa che finalmente non è successa. Oltre ad ammazzare, a seppellire come nelle fosse comuni, o oltre a gettare dall'alto con aerei quei terribili loli della morte che si erano organizzati, che si fecero per diversi anni, e a partire dalla ESMA, che era la scuola di meccanica dell'armata, della marina militare argentina. Ebbene, oltre a questo pretendevano assolutamente cancellare le vite, cancellare l'identità, cancellare tutto, cosa che non è avvenuto e che non avverrà, almeno finché noi vivremo, non avverrà sicuramente, e speriamo che non avvenga, anche grazie a questa trasmissione della memoria che cerchiamo di fare. Oggi vi consiglio a tutti di stare molto attenti a quanto succede in America Latina, perché è un momento specialissimo in cui tutti questi paesi dell'America Latina che hanno sofferto le dittature in quegli anni, che hanno avuto come imposizione delle dittature l'introduzione di un modello sociale ed economico liberistico in cui anche le economie sono andate distrutte perché si sono favorite certi settori e altri sono stati fortemente pregiudicati, tutte le industrie incipienti e anche quelle già stabili. E questo sta succedendo anche in molte parti del mondo oggi, anche nel mondo occidentale, anche nel mondo che noi consideravamo il primo mondo riguardo al nostro. Ebbene, tutto questo ha una certa continuità per un lungo tempo, anche dopo il recupero della democrazia, ma a un certo punto, dopo diverse presidenze, abbiamo avuto quasi di colpo due presidenze che hanno capovolto la situazione. E oggi sono al potere in Argentina e anche negli altri paesi dell'America Latina i compagni, le persone che in quell'epoca avevano quei progetti, e questi progetti si stanno realizzando, e gradualmente, ma si stanno realizzando. Nel caso argentino, che è quello che conosco meglio, ma noi stiamo molto attenti a quello che succede negli altri paesi, oggi c'è una specie di socialdemocrazia, sono governi peronisti. Il peronismo è una cosa molto difficile da capire, perché è un movimento enorme che va dall'estrema sinistra all'estrema destra. In questo momento c'è un governo di centro-sinistra. Ma è quello che si sta facendo è portare dei grandi cambiamenti, che erano quei cambiamenti proprio che erano l'obiettivo di questa gioventù e di questi movimenti di militanza. Anzitutto credo che, siccome sempre si parla di testimonianze, di trasmissione della memoria, io sempre penso, e ci penso da molto, ma negli ultimi tempi ancora di più, cosa resterà di tutto ciò, di tutto questo lavoro che facciamo, di tutte queste testimonianze. Penso sempre che il nostro è il testimonio ed è la memoria del vissuto. Ma cosa sarà la memoria del non vissuto? Perché tra un paio di generazioni, io certamente mia figlia è la figlia unica, ma ci sono delle madri che hanno figli, nipoti, nipotini, quindi hanno una relazione diretta col vissuto.
ma dopo un po' di generazioni non c'è più. Ci sono i libri di storia, ci sono i documenti. E cosa resterà? E allora la cosa più importante è pensare, noi pensare, cosa è importante, cosa dobbiamo trasmettere, cosa sono le cose essenziali da trasmettere. E lì c'è una grande responsabilità da parte nostra, ma anche da parte di chi ci ascolta. Perché dopo tutto, siccome a noi ce lo dicono tanto spesso, ci dicono ma basta, fatela finita con guardare il passato, pensate al presente, ma è veramente è proprio perché pensiamo al presente e al futuro che ci impegniamo. Ma il presente, che siete voi e siamo anche noi, si trova in situazioni difficili spesso, in situazioni di crisi economica, di crisi sociale, con a volte avvisaglie di possibili ripetizioni di questi fatti, cosa si può fare? Ed è lì il momento in cui le esperienze vissute possono forse servire. E allora, nel caso nostro, cosa possiamo dire noi? Possiamo dire che di fronte al mandato, al consiglio imperativo che ci davano, silenzio, il silenzio è salute, dicevano. Effettivamente c'è stato il silenzio, ma non è stato totale il silenzio. C'è stato un silenzio terribile, c'è stato un silenzio della società, della maggior parte della società che ci guardava male, guardava dall'altra parte, c'è stato il silenzio di tutte le fonti possibili di informazione, c'è stato il silenzio della stampa, c'è stato il silenzio della diplomazia straniera, dei paesi stranieri, delle ambasciate, anche della Chiesa attraverso che, con un nunzio apostolico che ci batteva sulle spalle, ciao poveretti, però poi giocava a tennis con l'ammiraglio Masera, o l'ambasciata nostra italiana che ha chiuso le porte. Perché no? Perché c'era un codazzo di persone che protetti volevano sapere, gli italiani, gli oriundi italiani che si rivolgevano alla propria ambasciata per sapere qualcosa, per essere aiutati. L'ambasciatore ha chiuso il porte perché gli dava fastidio. E anche la Farnesina, dall'altra parte. E purtroppo questo non solo l'Italia, tutti i paesi hanno avuto questo atteggiamento. E allora, malgrado tutto questo silenzio, malgrado questo imperativo, malgrado i pericoli che c'erano, ci sono state delle resistenze. Questo è uno degli insegnamenti. Si può resistere anche nelle peggiori situazioni. Si può anche, nelle peggiori situazioni, aiutare il prossimo. Però come si supera la paura? Agendo, facendo qualcosa. Ieri, anche in un altro posto, non so come mai mi è venuto in mente di fare un paragone con la montagna. Quando sei in montagna ti arrampichi e a un certo momento non vedi gli appigli, hai una paura terribile. Cosa fai? Ti immobilizzi? No. Cerchi di fare qualcosa. È quello che abbiamo cercato di fare noi madri ed è quello che hanno fatto in Argentina non solamente le madri, anche altri. Ed è bene ricordarlo e citarlo. Per esempio, tornando alla possibilità dell'arte, l'espressione dell'arte, c'è stato un ciclo che si chiamava Ciclo del Teatro Aperto, in piena dittatura. E allora, io parlo della città di Buenos Aires, diversi teatri, piccoli e grandi, hanno organizzato il Teatro Aperto, con la collaborazione di attori, registi, scenografi, insomma tutto il mondo del teatro, e davano piccoli degli sketch piccoli o opere corte in cui il tema del presente, della violenza, di questi crimini di lesa umanità, tutte queste cose erano messe in scena nella maniera meravigliosa che ha il teatro di dire le cose, di denunciare con mezzi che detta l'immaginazione e l'arte. Ed è stato un esempio. Poi c'è stata anche la stampa clandestina. C'è stata perfino un'agenzia di stampa clandestina che passava le notizie e le dava ai corrispondenti stranieri, per esempio, o ai giornalisti, che
nei propri giornali non potevano pubblicare niente, ma le spedivano all'estero queste notizie. Le notizie arrivavano, purtroppo, per molti anni, queste notizie che arrivavano all'estero non venivano pubblicate. Il caso, per esempio, dell'Italia, visto che siamo in Italia, e quello che voi conoscete meglio, c'è il caso del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera era nelle mani di Rizzoli e c'era un'influenza diretta della propaganda 2, della P2, rappresentata da Licio Gelli, che aveva il passaporto argentino fatto alla ESMA, in questo centro clandestino dove sono ospitate 5.000 persone. Per fortuna ci sono molti sopravvissuti che hanno raccontato quello che accadeva in questo posto. Ebbene, una delle cose che accadevano alla ESMA è la falsificazione di documenti, e lì hanno dato un passaporto falso argentino a Licio Gelli, per cui lui era rappresentante in Italia degli interessi argentini. Per molti anni il Corriere della Sera riceveva le notizie mandate dal suo corrispondente, che era Gian Giacomo Foà, che io vedevo perché io lavoravo all'ANSA, quindi venivano tutti i giornalisti italiani, lui mandava le notizie, ma le notizie non venivano pubblicate. C'è stato un cambio di direzione nel giornale, a un certo punto è passato in altre mani e a partire da quel momento hanno cominciato a pubblicare. Hanno pubblicato la lista, una prima lista di italiani e oriondi italiani scomparsi, e poi di colpo tutti i giornali hanno cominciato a parlare, e lì si è spezzato, si è inclinato questo silenzio. Ma sempre ci voleva una spunta di decisione e di coraggio, ed è questo che è necessario, credo, di imparare, che questo serve e che questo salva. Come salvano e aiutano tutti i gesti di solidarietà in tutti gli ordini della vita, verso una persona che ne ha bisogno, verso un gruppo che ne ha bisogno, verso un paese che ne ha bisogno, verso un mondo che ne ha bisogno.